parte di Forza Italia e noi con l'Italia, che hanno fatto un apprezzamento sull'operato del sindaco, senza però che abbiano fatto un atto concludente tipo quello di bocciare i provvedimenti scritti all'ordine del giorno. Allora vediamo, questo in che cosa si traduce? È stato uno sfogo personale? È stata una dichiarazione estemporanea? Io chiedo e ho chiesto e continuerò a chiedere la presenza al tavolo. Se la presenza al tavolo viene negata, se ci si fa una dichiarazione precisa che non c'è più nessuna volontà di sostenere il sindaco e questa amministrazione, il sindaco ha già pronta la lettera di dimissioni. Però credo che per l'importanza di questi ultimi sei mesi, sette mesi di amministrazione, ma per non dare uno schiaffo in pieno volto alla città, per questioni che io ritengo siano di natura personale, che si chiariscano politicamente, una volta per tutte. Tutto qua. Quindi può essere anche nelle prossime due ore o nei prossimi due giorni che vengono questi chiarimenti, o pubblici, o io voglio sperare sul tavolo politico, e si tirano le conclusioni. Quindi non è una voglia di andare avanti a tutti i costi, anzi sarebbe un inferno andare avanti a tutti i costi, però si faccia chiarezza. Che senso ha aprire una crisi politica sei mesi dalla fine del mandato? Ah beh, io questo è che voglio sentire i cittadini, perciò tutti quanti quello mi hanno detto: sindaco, ma perché tu ti devi dimettere a sei mesi prima? Allora io su questo ho riflettuto, è esattamente la domanda pertinente: che senso ha? Parte politica già sapere stamattina stessa che con questa sua posizione sembra che stiate mortificando chi ha sostenuto il suo lavoro in questi anni. Ma questa è la posizione del consigliere Caputo, che ha dichiarato, che io ringrazio per il sostegno che finora ha dato e che spero continuerà a dare, ma lo ha dato sempre chiarendo non su una questione politica ma su una questione di amicizia. Quindi io non ho mortificato e né intendo mortificare nessuno, anzi queste richieste di chiarimenti sono a garanzia delle parti politiche, degli assessori e dei consiglieri che mi sostengono, che si debba sapere che cosa accadrà, non ci diamo uno schiavo, io non sto qua a ricucire, io sto dicendo si chiarisca se c'è la volontà, se è cambiato qualcosa oppure se si deve, come si era detto, andare avanti in questi ulteriori sei mesi. Però va detto a me e va detto alla città.